Ci sono volute più di sei ore per domare il grosso incendio che si è sviluppato questa mattina nella zona Montepiano a Mistretta. Le fiamme, sospinte dal vento di Scirocco, hanno ridotto in genere arbusti, alberi e tutto ciò che hanno incontrato durante la loro marcia distruttiva. Sul posto sono intervenuti gli uomini del corpo forestale, gli operai forestali e i volontari di protezione civile di Mistretta, che tra mille difficoltà hanno cercato di domare il rogo. La vastità dell'incendio e l'altezza delle fiamme hanno fatto chiedere l'intervento di un elicottero, mentre nella tarda mattina mattinata è arrivato in aiuto anche un canader. Una situazione a dir poco drammatica e disastrosa per l'ecosistema nebroideo. Il fumo sprigionato dalle fiamme si è alzato in cielo e la nuvola grigia e densa era visibile anche dal centro abitato a Mastratino e oltre. Questo di Montepiano a Mistretta è l'ennesimo incendio di un fine agosto a dir poco apocalittico per tutta la Sicilia. I roghi registrati nell'isola sono stati tantissimi e molteplici e nel 99% dei casi si tratta di incendi di natura dolosa. Ogni qualvolta in Sicilia soffia il vento, di Scirocco, i piromani entrano in azione e distruggono tutto. Questi fuochi, appiccati da questi delinquenti, oltre ad essere distruttivi per la natura, diventano anche una minaccia per l'incolumità dell'uomo e di tutti coloro che si prodigano nelle operazioni di spegnimento. L'incendio di Montepiano è sembrato l'atto conclusivo di un copione drammatico visto e rivisto ogni estate. Le fiamme sono state domate ed è stato più che decisivo l'intervento dei mezzi aerei che hanno permesso che le operazioni di spegnimento fossero molto più rapide e tempestive. Nello stesso momento ci dicono che nella disgrazia del fuoco che ha distrutto ettari ed ettari di bosco e vegetazione c'è stata anche la fortuna, tra virgolette, che il rogo è divampato nella giornata di oggi, perché domenica quasi tutti i mezzi aerei erano impegnati a spegnere i numerosissimi incendi divampati in quasi tutta la Sicilia.